Ragazzi, benvenuti su Final Fantasy VII. Devo dirvelo, è da quando ho iniziato a registrare Final Fantasy che non vedevo l'ora di arrivare a questo capitolo, anche perché è il mio preferito, ma ci sono da fare delle premesse. Perché, naturalmente, sì, per quanto sia il mio preferito, io non l'ho mai finito e ora mi ricordo poco e nulla della trama, perché ci ho giocato un po' di anni fa, e quindi rimarrà comunque una blind, anche perché non mi ricordo neanche esattamente come funzionava il sistema delle materia e tutto quanto. E ci siamo, finalmente siamo arrivati a Final Fantasy VII, ragazzi. E ho applicato la traduzione di Calidor, vi lascerò la link in descrizione. E stiamo giocando sulla versione PC di Final Fantasy VII e non ho moddato nulla, ho messo semplicemente la traduzione, quindi ci giocheremo il gioco vanilla, naturalmente. E ora godiamoci i titoli di testa e poi buttiamoci in gioco. E pian piano parleremo di quello che ci capita a schermo, perché io non vedo l'ora di vivere Final Fantasy VII insieme a voi, ragazzi. Finalmente. Bene, allora, nuovo gioco.
forza nuovo arrivato, seguimi. Ed eccoci qui, ragazzi. Allora, prendiamo le pozioni dai cadaveri. Qui, cadaveri poi, dalle guardie. Final Fantasy VII, ragazzi, è un titolo molto importante, perché è il primo ad essere, oltre che su una console Sony e non su Nintendo, è il primo ad essere 3D. E non è una cosa di poco conto, soprattutto per l'epoca. E Cloud arriva a livello 7. È un dettaglio, non lo so se è da prendere in considerazione. Allora, intanto modifichiamo un po' di cose. Allora, la modalità TB, non so se fa l'attesa o attiva. Facciamo l'attesa, nel senso che se io sto pianificando un attacco, loro non dovrebbero attaccare. Mettiamo veloce. E... ok. Si sono cambiate le impostazioni, sì. Andiamo. Possiamo parlare con lui? No. A quanto pare non tradisce le aspettative, Soldier. È fantastico avere uno del tuo calibro in un gruppo come Avalanche. Soldier? Ma non sono nostri nemici. Che ci fa uno dei loro insieme a noi? Calmati, Jesse. Lui era nei Soldier. Se n'è andato, non lavora più per la Shinra. Piuttosto, non ci hai ancora detto il tuo nome. Come ti chiami? Lasceremo naturalmente Cloud. Cloud. Cloud, eh? Io sono... non sono interessato ai vostri nomi. Finito il lavoro, io me ne vado. Che diavolo state combinando? Vi avevo detto di non muovervi mai in gruppo. L'obiettivo è il reattore Mako 1. Ci ritroviamo sul ponte lì di fronte. Un ex soldier, eh? Non mi fido di te. E qui c'è il grandissimo Barrett. Percorrere viene premuto a nulla insieme ai tasti direzionali. Sbrigati o ti lascio qui. Allora, se non sbaglio, da qualche parte dovrebbe esserci anche una cassa. Tra l'altro, ragazzi, questa non sarà una serie che punterà, ma come ovvio che sia, al completismo, perché comunque è un'esperienza, è pur sempre un'esperienza blind. Quindi se salterò delle cose che magari per chi lo giocò all'epoca e per chi è appassionato mi bestemmierà contro, ragazzi. È la prima volta che gioco. Fate conto che sia la prima volta. Tra l'altro lì c'è il cartello che dice intruder. Non me ne ero mai accorto. L'osta incredibile. Possiamo pure andare a parlare con... lui che non mi ricordo come si chiama, Wedge. Io resto qui a sorvegliare la via di fuga. Mamma mia, stiamo davvero per far esplodere questo reattore enorme. Credo proprio che non ci scorderemo questa nottata troppo facilmente.
L'altro, vi ricordate i nomi di quelli che accompagnavano Terra su Final Fantasy VI? Ora, se non sbaglio, in originale non dovrebbero avere i nomi. Ce li hanno messi soltanto nella Pixel Remastered, quei nomi lì. O forse anche nella versione Game Boy. Però prendete con le pinze quello che sto dicendo, perché non le so con certezza. Ehi tu, questa non è la prima volta che entri in un reattore, vero? Certo che no, in fondo lavoravo per la Shinra. Il pianeta è pieno di energia Mako. La gente la usa ogni giorno. Ma nessuno ha idea di cosa sia veramente la Mako. E tu? La Mako è la linfa vitale del pianeta. Ma quei bastardi della Shinra non fanno altro che risucchiarla con queste fottute macchine. Risparmiami la lezione, pensiamo a sbrigarci. E va bene, ma tu vieni con me da ora in poi. Ok. Se penso a quante persone si sono sacrificate per questi codici. Già dai primi minuti di gioco, comunque, notiamo che le cose sono serie, nel senso che non è tanto un clima giocoso come poi siamo stati abituati anche da Final Fantasy VI. Premi quel pulsante laggiù. I reattori stanno lentamente assorbendo tutta la linfa vitale del pianeta. Di questo passo, un bel giorno, sarà la fine di tutto. Spiacente, ma non sono interessato. Il pianeta morirà a Cloud, lo capisci o no? L'unica cosa che mi interessa è finire il lavoro prima che arrivino le guardie robot. Cloud capirà prima o poi. Spero. Pa pa pa. Bellissima. Character design comunque è stupendo, eh. Stupendo. Questo mitragliatore al braccio, Cloud con questo spadone, i capelli in quel... bellissimo, bellissimo. Non c'è una cosa che non mi piaccia di questo gioco. Poi mi conferma davanti a una scala per afferrarla. Poi usa i tasti di Sony per salire o scendere. Premi conferma. Ok, dice sempre la stessa cosa. Sono belli anche come sono stati fatti i fondali. Tra poco con Cloud riempiremo la barra limite. Ed è una cosa che io... è una meccanica di gameplay che adoro in questo gioco. Pieno di nemici qua sotto. Attacco alle spalle. Thank you.
diventa anche un po' un minimo strategico, perché comunque prendere danno ha i suoi vantaggi, come lo avrà poi per Final Fantasy VIII. Allora, lì c'è un punto per salvare e direi che facciamo il primo salvataggio della serie. Qui, come potete vedere, c'era un mio vecchio salvataggio che in realtà ho salvato sopra un altro salvataggio, mi sembra, che ero arrivato un po' più avanti, diciamo, ma leggermente un po'. Ok, qui non si può andare, quindi dobbiamo andare al reattore da questa parte, se non sbaglio. Qui c'è una materia, non me lo ricordavo. Energetica. Dopo l'esplosione di questo posto non rimarrà che un cumulo di macerie. Cloud, piazza la bomba. Non dovresti farlo tu? Io? E poi come ti controllo? Così sono sicuro che non farei niente di stupido. Come ti pare. Apri gli occhi. Questo è più di un semplice reattore. Prende, Cloud. Eh? Che diavolo ti prende, Cloud? Avanti, muoviti. Sì, scusa. Maledizione, arriva! Bausch. Ora, mi sembra ci fosse un modo per attaccare questo boss. O sbaglio? Colpo audace, andiamo. Bellissimo. Mi sembra che ce ne siano anche altri di attacchi, non farà sempre colpo audace, credo. Barrett, attento! Non attaccare mentre la coda è sollevata. O contrattaccherà con il laser. Ok, mi ricordavo ci fosse una cosa del genere, quindi occhio. Aspettiamo. Bene. Ho una paura di attaccarlo quando alza la coda che non avete idea. Bene, Barrett ha raggiunto il limite. Colpo pesante. In teoria dovremmo riuscirlo a buttare giù. No. Non ancora. L'attacco col pungiglione ci riempie un sacco la barra limite. Anche perché fa tanti danni. Ok, occhio. Pa 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 pa. Pra. Che noi abbiamo anche delle magie con Cloud e non lo sto utilizzando. Sono un cretino. Che mi sembra ci abbia anche tuono. E contro un robot dovrebbe fargli male. Fulgore, ecco. Però l'abbiamo battuto, perfetto.
Io so che questi suoni sono stampati, sono marchiati a fuoco nella mente di... e nei ricordi di tante persone che l'hanno giocato all'epoca o che... appunto amano Final Fantasy VII, sono cresciuti con Final Fantasy. E sono molto contento di vivere tutto ciò insieme a voi. Bene, è ora di andarcene. 10 minuti all'esplosione. Via. Dai, su. Bene. A risalvo pure per sicurezza. Secondo me 10 minuti sono anche troppi, perché ce la si fa tranquillamente in molto meno. Però ho detto sta cosa sicuramente. Guarda. Salviamo lei. Tutto ok? Cavolo, mi si è incastrata la gamba. Grazie. Ci salta sopra. Che ci siamo quasi. No, ho sbagliato! Devo ancora abituarmi che il tasto della corsa è X e non cerchio. Sto usando il layout della PlayStation 1, quindi... ok. Ci siamo? Qui la cassa l'abbiamo presa, sì. Tanto abbiamo 7 minuti, quindi... possiamo prenderci il tempo per attaccare. Dovrei mettere comunque la magia, la materia che abbiamo trovato a Cloud per curarci. Se no posso metterla su un altro personaggio per farlo support, vediamo. Sì, qui abbiamo aperto tutto. Grazie. Ora è tempo di morire per voi. Allora, io uso un attimo delle pozioni, perché dopo ci dovrebbe essere un'altra boss fight in teoria. Che non è tanto difficile, che il boss c'ha un punto debole abbastanza semplice da battere. Abbiamo anche il limite con Cloud, quindi possiamo, per la prossima boss fight, partire subito bellezza.
No, scusate ragazzi, mi sono confuso con un pezzo più avanti. Magari questo allungherà un po' la vita del pianeta. Già. Fatto, via tutti. Ok, battiamocela. Dividetevi e andate alla stazione del settore 8. Ci rivedremo sul treno. Ehi! Se è per i soldi, li avrei quando saremo tutti sani e salvi al covo. Ehi, scusa. È successo qualcosa? Giovane fioraia. Potremmo dirgli lascia perdere. Ehi, ma quelli perché Cloud fa caso, nota i fiori. Le piante non crescono quasi più. Quindi... lascia perdere. Ehi, ma quelli... I fiori sono una rarità da queste parti. Oh, questi? Ti piacciono? Costano solo un gil. Grazie mille. Ecco a te. La città è in subbuglio dopo l'attentato. Abbiamo compiuto effettivamente un attentato, ragazzi, quindi... Naturalmente la gente scappa, ha paura. Cosa diavolo sta succedendo qui? Pozione. C'è qualcosa scritto lì sul muro, vero? Diamo un'occhiata. Non fatevi ingannare dalla scirra. L'energia Mako non durerà per sempre. La Mako è la linfa vitale del pianeta e prima o poi finirà. I salvatori del pianeta Avalanche. Sì, gli Avalanche sono un gruppo di resistenza... barra gruppo terroristico, dato... Vabbè. Gruppo terroristico per sicuramente per la Shinra. Ehi, tu, laggiù! Ero indeciso. Lasciamoli fuori. Se ci danno esperienza, bene. Se no, fuggiamo. Sì, l'esperienza ce la danno. Arrivano altri, maledizione. Affrontiamoli tutti. Madonna, fate tanto male, eh? Uno. Finché mi date l'esperienza a me va bene. Sono diventando un po' tanti. Attacco a tenaglia. Scusate se durante i combattimenti sto zitto, ragazzi, ma la host è qualcosa di incredibile. Qualcosa di incredibile. L'attacco Orsa finisce qui. Spiacente, ma non ho tempo per giocare con voi. Ne ho abbastanza delle sue chiacchiere, prendetelo!
e si va via così. Pare che Cloud non ce l'abbia fatta. Credi che l'abbiano preso? Bah, figurati se quell'arrogante sparirebbe prima di essere stato pagato. Cloud. Ehi, Barrett, secondo te Cloud continuerà a combattere insieme a noi? Come diavolo faccio a saperlo? Ti sembra forse un indovino? Se solo voi foste un po' più affidabili, io non l'avrei mai preso quell'idiota. Ah già, Barrett, e per la nostra ripaga? Ah, ok, fa niente. Ah. Cloud. Cloud! Sono in ritardo per l'appuntamento? Hai dannatamente ragione, sei in ritardo. E tra l'altro entri pure facendo tutta quella scena. Nessuna scena, io faccio sempre così. Razza di egoista. Qui erano tutti preoccupati per te. Non immaginavo che tu ti preoccupassi per me. Che cosa? Questo ti costerà una parte della tua paga, sbruffone. Gente, ce ne andiamo da qui, seguitemi. Ehi, Cloud, sei stato grande. Ehi, Cloud, sono sicuro che faremo anche meglio la prossima volta. Stai attento, sto chiudendo. Ah, Cloud, la tua faccia, sei tutto sporco. Ora va meglio. Io, cioè, grazie per avermi salvato giù al rettore. Ultimo treno in partenza dal settore 8, capolinea settore 7, cimitero dei treni. Arrivo previsto alle ore 00:23, orario di Midgar. Ecco perché ho l'ultimo treno, cielo. Eh? Questa è casa mia, ma voi accomodatevi pure. Casa tua. Hai letto l'ultima notizia sullo Shinra Times? A quanto pare i terroristi che hanno fatto saltare il reattore 1 hanno la loro base da qualche parte nei bassi fondi. Ah ok, è il reattore 1, posto, ce l'ha detto il gioco. Far esplodere un reattore. Devono aver pianificato tutto nei minimi dettagli. Di sicuro hanno un capo molto intelligente. Chissà quale sarà la loro prossima mossa. Non sei un ragazzino, siediti e sta fermo. Pare che questo treno non sia ancora passato al nuovo sistema di sicurezza. Ma penso che già da domani le cose cambieranno. Diventerò famoso grazie ad Avalanche. Ehi Cloud, vieni a dare un'occhiata a questo con me. È la mappa delle ferrovie di Midgar. Sarà divertente guardarle insieme. Dai, vieni, ti spiego tutto io. Io adoro questi aggeggi. Bombe, monitor, insomma cose tecnologiche. Sta per cominciare. Questo è un modello wireframe di Midgar, la città Mako. È in scala 1 a 10.000. La piattaforma centrale è a circa 50 metri dal suolo. Un pilastro enorme sostiene la piattaforma in mezzo, e ce ne sono altri più piccoli a supporto del reattore, di ogni settore. I pilastri più piccoli sono detti torri meccaniche. Il reattore 1 che abbiamo fatto saltare era nella zona nord. Poi ci sono in ordine il 2, il 3, fino al reattore 8. Sono i reattori Mako a produrre l'elettricità che usiamo a Midgar. Un tempo ogni settore aveva un nome, ma ormai non ricorda più nessuno quali fossero. E così al posto dei nomi, adesso siamo i numeri per identificarli. Ecco che arriva il seguito, guarda. Questo è il binario sul quale si trova il treno. Il binario scende a spirale intorno al pilastro principale.
Dovremmo essere circa a metà strada adesso, vicino al punto di controllo. Ogni punto di controllo ha un sensore per leggere gli ID. In pratica verifica le identità di ciascun passeggero sul treno. Ed effettua i controlli incrociando i dati con quelli immagazzinati nel computer centrale al palazzo Shinra. Noi di sicuro risulteremo sospetti, quindi stiamo usando ID falsi. Parli del diavolo. Quella luce indica che stiamo passando in un'area sottoposta a controllo ID. Col fatto che va via la luce, ultimamente i treni sono pieni di palpeggiatori. In ogni caso è passata, siamo quasi arrivati, che sollievo. Ehi Cloud, mi dici se faccio una tessera speciale per te? Va bene. Ok, allora ce la metterò tutta. Sarà qualcosa di esplosivo. I miei occhi, vedo le stelle. Che male, odio il buio. Varret, smetti di fare il prepotente. Lui dorme. Guarda, si vede la superficie. Ma questa città non ha né giorno né notte. Se solo non ci fosse quel maledetto piatto, ora staremo guardando il cielo. Una città sospesa in aria. Un panorama piuttosto inquietante. Allora pure tu ogni tanto provi qualcosa. Che l'avrebbe mai detto? Il mondo di sopra, la città sul piatto. È colpa di quella sottospecie di pizza se la gente di bassi fondi soffre così tanto. Praticamente, da quello che ho capito, i vari settori, appunto, sono nei bassi fondi. Poi ci sono i settori sopra, fatti appunto a spicchi di pizza, che è la città in superficie. Poi ci sono la città nei bassi fondi, sempre divisi in settori, come sopra, che appunto non si ritrovano il cielo, c'hanno la città sopra di loro. Abbastanza brutta come cosa. Hanno trasformato il mondo di sotto in una fogna a cielo aperto. Poi ce lo dice Barrett stesso. E i reattori mago non fanno altro che risucchiare energia. Grazie a loro la terra è completamente arida. Così pure l'aria è diventata respirabile. Allora perché non vanno a vivere di sopra? Non lo so, magari non hanno i soldi, oppure... perché preferiscono avere della solida terra sotto i piedi, non importa quanto inquinata sia. Capisco. Nessuno vivrebbe nei bassi fondi di propria iniziativa. Devono essere un po' come questo treno, che può andare solo dove lo porta il proprio binario. Ehi, venite qui, tutti. Questa missione è stata un successo, ma non è ancora il momento di rilassarci. La prova più difficile deve ancora arrivare, non fatevi spaventare da quell'esplosione. Perché la prossima sarà ancora più grande. Ci ritroviamo al covo, andiamo! Bene, io volevo un attimo parlare con i personaggi qui. Quando hai fatto il ferroviere per tanti anni come me, hai visto molta gente e altrettanti momenti delle loro vite. Persone che si incontrano, che si separano, felicità, tristezza. Dopo un po' di tempo ci fai l'abitudine. Mi chiedo quanto tempo sia passato. Ormai è come se ci fosse un binario invisibile tra me e i passeggeri. Così riesco a non farmi coinvolgere troppo dalle loro vite. In fondo io sono solo un semplice ferroviere. È più facile per me così. Tuttavia, delle volte il mio cuore arriva ad una sorta di passaggio a livello e ne soffrivo. Durante la guerra le scene di dolore erano all'ordine del giorno. Ma questa è un'altra storia. Durante la guerra? Primo treno per Midgar alle 5:04.
Quindi veniamo. Cioè, c'è anche ad una guerra che c'è stata in passato, quindi. Non ti lascerò andare via stasera. Eh? Che ne dici se andiamo a rilassarci da qualche parte? Eh? Ma c'è solo il cimitero di treni qui nei paraggi. E pare che lì ci sono i fantasmi. Maledizione. Cosa? Ok, dicono sempre la stessa cosa. Qui c'è uno che sta pisciando. Ehi, ehi! Che diavolo stai facendo? E sparisci, che diamine! Sei venuto a vedere anche tu? C'è stato un attacco terroristico di sopra. Questo fa riflettere. Per esempio, se distruggessero questa torre, diventeremmo tutti polvere. Beh, immagino che preoccuparsene non mi servirebbe a niente in ogni caso. Ehi, da un'occhiata. Potresti ammirarlo tutto il giorno, ma sarebbe comunque fantastico. Questo è un posto strano e meraviglioso allo stesso tempo. Ed è il mio posto speciale, ma tu puoi venire quando vuoi. Stammi bene, fratello. Bene. Ehi, Cloud, da questa parte, sbrigati. Sì, fammi salvare. Non ci saluteremo adesso, ragazzi, ma tra poco, perché vorrei farli durare un'ora gli episodi di Final Fantasy VII, quindi... Di qua invece cosa c'era? Le guardie. Ehi tu, che diavolo vuoi? Lo sai chi sono io? Questa zona è off limits. Io ho l'ingrato compito di tenere i miserabili come voi lontani da qui, capito? E ora sparisci. Wow, grandioso. Puoi dirlo forte. Così si va dritta al punto. Ma io... Con lui invece? Ah, mi dispiace, ma non puoi passare se non hai il permesso. Andava bene, signore? Devi essere più deciso. Ma... Bellissimo. Eccolo qua, il Seven Heaven. Il settimo cielo. O il paradiso. Non so come è stato adattato qui, come è stato tradotto. Non vediamo. Hai sentito? No, cosa? L'ultima novità. Pare ci sia stato un attacco terroristico di sopra. Indovina un po'? Hanno colpito un reattore mago. Hai idea di cosa significhi? Sai, io mi tengo aggiornata su questo genere di cose, se vuoi saperlo, quando viene a mancare la corrente, tutti i computer, i semafori e così via smettono di funzionare. Scommetto che sono circa almeno 1 miliardo di giga di danni. E non è tutto, di sicuro ci sono anche un sacco di innocenti che hanno perso la vita. Almeno l'esplosione è avvenuta nel cuore della notte, quei poveretti non si saranno accorti di nulla nel sonno. Già capito, comunque... boom, avalanche è troppo forte. Cioè, ti fa capire anche comunque... Le due facce della medaglia. E... Che naturalmente è un simbolo di rivolta, è una vittoria per noi perché la terra viene prosciugata di meno, se i reattori sono di meno, però ci sono state anche delle vittime, indubbiamente. Oh, che diamine, ma che diavolo sta succedendo stasera? È cominciato tutto con il lungo blackout di poco fa. Pare sia stato causato da dei terroristi, hanno fatto saltare un reattore di sopra. Io mi stavo semplicemente scolando un po' di birra mentre guardavo le notizie in TV. E all'improvviso mi trovo sbattuto fuori. Mi fa davvero infuriare sta storia. Questo dietro invece che dice? Oh wow, sono a pezzi. Adoro i loro cocktail, ma dopo un po' risalgono tutti insieme. Ok, via libera. Papà! Ovviamente non si riferisce a noi. Ci ha confusi per Barrett. Marlene, non lo saluti, Cloud? Bentornato, Cloud. Pare sia andato tutto bene. Hai litigato con Barrett? Già. Dovevo immaginarlo. Barrett è fatto così. E poi da piccolo facevi sempre a botte per qualsiasi sciocchezza. No, in realtà non c'è sempre, però vabbè. Scusate se faccio questa aggiunta a caso. Ero un po' preoccupata.
E lei è Tifa. Una gnocca stratosferica. No. Ah, un fiore. E pensate che si sono così rari ultimamente. Non crescono quasi per niente qui nei bassi fondi. Ma se qualcuno ti ha regalato un fiore, Cloud, allora... No, lascia stare, ho capito. Non è come pensi. A chi lo diamo? Facciamo i simp. Facciamo i simp. Grazie, Cloud. Ma un profumo stupendo. Forse dovrei riempire il bar di fiori. È timida Marlene. Scusa, Cloud, Marlene è un po' timida. Ah, non c'è niente come un buon drink appena tornato dal lavoro. E tu che mi dici, Cloud? Mi fai compagnia? Oh, perché no? Oh, così si fa. Anche se eri un agente soldier, sei ancora un novellino tra noi. E i novellini ascoltano i loro superiori. Ma non ti allargare, eh? Oh, Cloud. Ti fai davvero bravo ai fornelli. Comunque, lascia che ti dica una cosa. Riguardo cosa? Tifa mi fa sempre assaggiare tutto quello che cucina. Ma guardami adesso, sembra una palla. Non so se dovrei sentirmi felice o triste, ma è per i drink e il buon cibo che questo bar è diventato famoso. Lei? Cavolo, mi sa che ho bevuto un po' troppo. Papà, bentornato. Tutto bene, Barrett? Alla grande. Tutti dentro, gente. Inizia la riunione. Noi li seguiremo tra poco. Sentite un attimo. Che ne dici di qualcosa da bere? Qualcosa di forte. Solo un attimo, te lo faccio subito. In televisione stanno facendo anche vedere l'esplosione. Sai, mi sento davvero sollevato ora che ti vedo sano e salvo. Che ti è peso tutto a un tratto? Non era neanche un lavoro difficile. Già, immagino di no. In fondo sei stato un agente soldier. Puoi farti pagare direttamente da Barrett per il lavoro, ok? Non preoccuparti, e una volta presi i soldi me ne vado. Ehi, Cloud, come ti senti? Come sempre, credo. Perché me lo chiedi? No, niente di che, mi sembri un po' stanco tutto qua. Io vorrei comunque interpretare Cloud in maniera positiva, quindi se vedete che a volte do risposte positive e non indifferenti come suo solito, è per quello. Cavolo, guarda le notizie. Che esplosione. Possibile che sia stata la mia bomba? Eppure ho semplicemente seguito le istruzioni del computer. Oh no, che abbia fatto qualche errore. Questa notte un'esplosione ha distrutto il reattore Mako 1. Il gruppo terrorista Avalash ha rivendicato l'attentato. Riteniamo inoltre che Avalash continuerà a seminare il panico con azioni del genere in futuro. In ogni caso, cittadini di Midgar, non c'è motivo di allarmarsi. La società energetica Shir ha mobilitato l'unità speciale Soldier per tutelare la vostra sicurezza. Così facendo... Ok. Pensi che io sia troppo ansioso? Già. La prossima missione consisterà nel distruggere il reattore 5. Io sono talmente nervoso che mi battono i denti. Tu invece sei così calmo, come sempre del resto. Non sei mai nervoso per qualcosa? O forse davvero non ti preoccupi di nulla? No, non penso tu sia fatto così. Con lui mi sa non possiamo parlare adesso. Ehi, Cloud, c'è una cosa che volevo chiederti. C'era qualche soldier tra i tizi che abbiamo affrontato oggi? No, nessuno, ne sono certo. Come mai tutta questa sicurezza? Se ci fosse stato qualcuno di soldier, tu non saresti qui adesso. Maledetto, non darti tutte queste aree solo perché eri uno di loro. È vero, sei forte. E magari tutti i soldier lo sono. Ma ricorda, le tue chiappe appartengono ad Avalanche, ora. Non pensarci nemmeno di tornare alla Shinra. Tornare alla Shinra? Tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto, tutto qui.
Torno di sopra, è tempo di parlare di soldi. Bah, soldi. Papà, sei grande. Aspetta, Cloud. Tifa, lascialo andare. Pare che gli manchi la scirra. Sta zitto. Non me ne frega nulla né della scirra né dei soldi. Ma non fraintendere. Non importa niente nemmeno di Avalanche o del pianeta. Madonna, come incazzato. Cerca di andare d'accordo con tutti, ok? Cloud, dici che non ti importa, ma sei ancora qui a parlare con me. Cloud, tu vuoi solo degli amici. Dico bene? Se lo dici tu. Come immaginavo, mi sembravi un tipo solitario. Credo che ci somigliamo un po', quindi confidati pure con me se vuoi. Cloud, ascolta. Per favore, unisciti a noi. Tifa, scusa, ma... il pianeta sta morendo. Lentamente, ma sta morendo. Qualcuno deve fare qualcosa. Se ne stanno già occupando Barrett e i suoi di questa faccenda, no? Non ha niente a che vedere con me. Dunque vai via per davvero? Ignorando completamente la tua amica d'infanzia che ti chiede di restare? Cosa? Scusa. Ti sei dimenticato della promessa? Promessa? Sì, decisamente l'hai scordata. Ricordi, Cloud? È stato 7 anni fa. Di nuovo 7. Un numero ricorrente in questa saga, in questo capitolo. Alla torre dell'acqua del villaggio. Ti ricordi adesso? Sì, quella sera. Cominciavo a pensare che non saresti venuta e sentivo freddo. Scusa se ti ho fatto aspettare. Allora? Avevi detto che volevi parlarmi di una cosa, giusto? Questa primavera lascerò il villaggio e andrò a Midgar. Tutti i ragazzi se ne stanno andando, in fondo. Io sono diverso da loro. Non vado a cercare un lavoro qualunque. Voglio entrare nei soldi, re. E diventerò uno dei migliori, proprio come Sephiroth. Sephiroth? Sephiroth l'eroe? Non è difficile entrare nei Soldier. Probabilmente non potrò tornare qui per parecchio tempo. Finirei sui giornali? Farò del mio meglio. Ehi, promettimi una cosa. Facciamo che se tu diventerai famoso e io sarò in pericolo, tu verrai a salvarmi, d'accordo? Eh? Eh? Se io dovessi trovarmi in pericolo, il mio eroe verrà a salvarmi. È qualcosa che ho sempre voluto provare. Lo faresti? Eh? Avanti, promettilo. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Bene, sembra che adesso te la ricordi la nostra promessa. Non sono un eroe e non sono famoso. Io non posso mantenerla. Ma hai realizzato il tuo sogno, no? Sei entrato nei Soldier. Avanti, allora. Mantieni la promessa che mi avevi fatto. Aspetta un attimo, agente Soldier.
Una promessa è una promessa. Ecco, prendi. 1500 gil. Sarebbe la mia paga? Dai, puoi fare di meglio. Ma allora... hai un'altra missione pronta, no? Ti costerà non meno di 3000 gil. Che cosa? Va bene, ascolta. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile, giusto? Erano per i soldi di Marlene. 2000. Grazie, Cloud. Bene, ci siamo riposati. Saliamo di sopra. Così poi andiamo a salvare e ci salutiamo. Buongiorno, Cloud. Hai dormito bene? Barre Lutz. Con te vicino. Vogliamo Io non so se c'è una love story tra loro due. Cosa vorresti dire? C'è Marlene che è preparata a bere? Oh, sta pulendo e basta. Il nostro obiettivo è il reattore Mako 5. Ci ritroviamo alla stazione. Vi spiegherò tutto sul treno. Ah, Cloud, prima della prossima missione c'è una cosa che devo chiederti. Io, ecco, non ho idea di come funzionino le materie. Ti darò la materia che abbiamo trovato, ma tu spiegami come si usa. Beh, ok, te lo spiego. D'accordo, ti spiegherò come funzionano le materie. Come prima cosa, apri il menu. Conosci i comandi di base, no? Premi il menu per aprire il menu. E usa i tasti addizionali per muovere il cursore. In questo modo. Per selezionare la voce premi conferma. Per chiudere il menu invece basta premere annulla. Tutto chiaro? Bene, proseguiamo. Ora ti trovi nel menu principale. Seleziona la voce materia. E ora seleziona un personaggio. Osserva attentamente la mia arma. Ogni arma e protezione ha degli slot. Scegli in quale slot inserire una materia. Ora seleziona la materia da inserire nello slot. Questa è una materia energetica. Se vuoi sapere quali sono i suoi effetti, porta il cursore su esamina. E premi conferma. È come quando selezioni i comandi di in battaglia. Portando il cursore su magie e premendo conferma, potrai notare che le magie a disposizione sono cambiate. Ora sei in grado di utilizzare la magia energia. E con questo sai tutto su come si equipaggia la materia. Visto? Non è difficile. Se vuoi rimuovere una materia, invece, è sufficiente portare il cursore sul relativo slot e premere menu. C'è solo una cosa alla quale devi prestare attenzione. Quando equipaggi una materia, i tuoi parametri cambiano. Alcuni possono aumentare, mentre altri diminuiscono. Normalmente quando equipaggi materie magiche, il parametro magia aumenterà, mentre la forza diminuirà. Insomma, le materie sono delle armi a doppio taglio. Sul lato sinistro dello schermo puoi vedere che effetti ha la materia su di te. In generale non è saggio posare di materie magiche. Prova da te diverse combinazioni. Ok, questo è quanto. Ti spiegherò più cose un'altra volta. Bastardo. Che era quel... visto? Non è difficile. Non ci ho capito niente. Beh, comunque occupati della materia. Entra nel menu e seleziona materia per equipaggiare le materie in tuo possesso. Bene. Ehi, stavolta vengo anch'io con voi. Cloud, ho un messaggio dal signore del secondo piano del negozio d'armi. Dice che ha qualcosa per te, non dimenticartelo. Marlene, il bar è nelle tue mani mentre siamo via. D'accordo, buona fortuna. Perfetto. Allora, io vorrei un attimo subito controllare le materie.
Noi abbiamo Galvanica e Glaciale. Infatti ci abbiamo Fulgore e Crio. E mi sa che la mettiamo a Tifa. Ho sbagliato. Scusa. Non so perché non l'avessi. Non l'avevo selezionata. Facciamo support lei. Poi vedremo se mettere la Barret, insomma. Dove si poteva salvare? Mi sa qua. Sapete che mi sa qua dentro si potesse salvare? Ehi amico, hai una faccia che pare il fondoschiena di un chocobo. Che c'è? Sei stanco? Puoi riposarti nella camera al terzo piano se ti va. C'è solo una condizione. Perché non sganci un po' di grana? Oh, che taccagno. Ehi tu. Ecco, non puoi andartene da qui senza comprare nulla. Potrebbe essere pericoloso, capisci cosa voglio dire? Allora, facciamo un po' di rifornimento. Il fucile d'assalto già ce l'abbiamo e dobbiamo equipaggiare la Barret. Prenderei la banda di ferro, ne prenderei 3. E prenderei anche un po' di granate. Queste serviranno. Ci serviranno in futuro. Ci serviranno in futuro. Allora, mettiti quella di ferro. Bene. Qui ci abbiamo la spada Potence. Ah, vedi? Aspetta. Facciamo una cosa. Gliela mettiamo a Cloud, la materia. Gliela mettiamo qua, nella banda di ferro. Mi sbaglio sempre. Ok. Scusate ragazzi, devo ancora abituarmi con i comandi. Non credo che tu possa imparare tutto quello che so in un giorno solo. Ehi, novellino. Scusa, ma il mio amico al secondo piano ti spiegherà tutto al posto mio. Il tutorial di gioco, naturalmente. Eccolo il punto di salvataggio. Benvenuto nella sala del principiante. Anche se a giudicare dai tuoi occhi, tu tutto sei meno che un novellino. Ci mancherebbe altro, sono stato nei soldi a Rio. Ti insegnerò tutto ciò che so e lo farò persino gratis. Di cosa vuoi che ti parli? Mi fai vedere la formazione in battaglia, per esempio. Anzi no, facciamo no. Sono tutorial che mi guarderò poi da solo, ragazzi, perché sennò allunghiamo troppo il brodo. Questo vorrà scambiare la formazione in battaglia. Così facendo però non otterrei nessun vantaggio. Ma selezionando lo stesso personaggio due volte. Il fronte e il retro della formazione. Il personaggio che trovo più a sinistra sullo schermo significa che si trova nel fronte della formazione. Se si trova più a destra è il retro, ok. Ok. Nel retro maggiore difesa, meno attacco. Avanti più attacco ma meno difesa. Ok, ok. E questo è quanto. Ovviamente io sono sempre in prima linea. Di niente. Allora, guardate. Mettiamo Tifa nel retro, che è quella che c'ha meno punti vita. Questo è un punto di salvataggio. Qui puoi usare la funzione salva dal menu o riposare sfruttando una tenda. Hanno anche altri usi, ma questo per ora è un segreto. Se vieni sconfitto in battaglia, puoi ricominciare da un punto di salvataggio, se vieni. Quindi non devi mai preoccuparti più di tanto, anche se la situazione sembra disperata. Forse sto correndo un po' troppo, ma quando lascerai Midgar, ricordati che sulla mappa del mondo potrai salvare ovunque, non dimenticartelo. Ciao, io sono il punto di salvataggio. Sono sicuro che ci incontreremo ancora durante i tuoi viaggi. Alla prossima! Ed io sono il forziere. Voi principanti dovreste sempre tenere gli occhi ben aperti quando andate in giro. Ok.
Ehi, ex soldier, insegnaci a combattere. Possiamo anche pagarti. Non sono così povero da dover prendere soldi da voi, ma posso insegnarvi un paio di cose. Vabbè. Non mi ricordo ci fosse una cassa da qualche parte. Aiuto! Tieni duro per il momento, la tua barra limite si sta riempiendo. Ok, ora la tua barra limite è piena. Non trattenerti, usa un una tecnica limite. Tiè. Ben fatto. Allora ragazzi, io direi che per questo, anzi, prima di salvare andiamo. Cos'era quello? Omni. Wow, quello sì che è stato un bel colpo. Quella era una materia. Ora apri questo forziere. Un etere. Ok, eccolo. Il forziere che dicevo. Dicevo, prima di andare a salvare saliamo anche all'ultimo piano per, giusto per finire di controllare questo edificio. Qui siamo nei bassi fondi, quindi non aspettarti i letti gratis. Allora, cosa vuoi fare? Non ti fanno venire sonno solo a guardarli questi letti? Certo che sei testardo. Quando puoi riposare, riposa. Quando puoi salvare, salva. Queste sono le basi per sopravvivere. Tienilo sempre a mente, amico. Vediamo. Ok, non c'è niente di interessante qua dentro. Ragazzi, questo era il primo episodio di Final Fantasy VII. Io non vedo l'ora di continuare. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia, per il supporto, come sempre. Noi salviamo e ci vediamo nel prossimo video di Final Fantasy VII, ragazzi, dove andremo a far saltare in aria il reattore 5. Ciao a tutti, ragazzi.